tutti, sono il senatore Rossi, faccio due precisazioni, proprio per quello che diceva Stefano, non è un politico navigato e quindi abbiamo corso un rischio. Noi non siamo un partito, noi siamo una lista elettorale nella quale raccogliamo tutte quelle che abbiamo chiamato sacche di resistenza umana, civile, democratica, che bellamente ignorate invece ci sono e sono molto vive nel nostro paese. In queste sacche di resistenza si è raggrumato il miglior sapere del paese. I tecnici del Ministero, i tecnici delle varie aziende o delle varie società nominati dai partiti non hanno bisogno di sapere di conoscere, sono lì per dire di sì o di no al progetto. Se sono una regione di centrodestra vanno bene le società legate a Berlusconi, qualsiasi cosa facciano. Se sono già di centrosinistra, nella regione di centrosinistra, vanno bene tutte le cose che fanno i grandi elettori del centrosinistra. Per cui il bravo De Benedetti, che è il secondo genito del Partito Democratico, il primo è Profumo, il Profumo De Benedetti, si fa tutte le sue belle centrali, che addirittura legalmente è socia di Sorgenia. Queste fabbriche di malattie e di morte, gli ex ambientalisti, sono militanti del profitto. Tuttavia noi, ripeto, non siamo un partito, siamo questo insieme di specifiche, di movimenti, di associazioni e di singoli cittadini. Come diceva Monia, purtroppo molti si sono accorti solo ora che c'è questo progetto. Se ne parla da tempo di liste civiche nazionali, di mettere insieme i movimenti. Chi parlava del movimento dei movimenti, per non far nome perché no, ti ha solo preso una persona o due, li ha messi parlamentari e l'ha chiusa lì. Addirittura sono approvati 12 punti di Prodi che prevedono lo smaltimento, lo scioglimento di tutti i movimenti, dalla parte ambiente, qualche quant'altro. Noi invece vogliamo davvero far parlare questa Italia. Quando i tecnici sono andati per l'impianto della TAP in Val di Susa, c'erano andati con una carta geografica e una riga dove doveva passare la ferrovia. Non sapevano l'impatto ambientale, non sapevano della natura geologica del terreno, non conoscevano la presenza dell'amianto delle montagne. Perché? Perché bisognava farlo, perché c'è il business. E fare 300 km all'ora, neanche quello. Siamo andati a Cervignano e il bravo Illy manda il suo assessore da questi cittadini che non sono d'accordo di far passare la TAV dentro la zona artigianale per le città e quant'altro, e dice: non preoccupatevi della velocità, qui il treno farà solo 160 km all'ora, non è possibile fare 300, vi dico 160, la gente non ci crede. La settimana dopo, visto che i cittadini, come diceva Stefano, non sono tutti uguali, riesce a far venire il direttore delle ferrovie, garantisce che il treno lì non supererà i 160 km orari. Allora perché fate la massicciata, fate i binari, fate tutti gli impianti per i 300? Tra le varie, Di Pietro non si è accorto che la TAV in Italia costa 4-5 volte quello che costa in Francia e in Spagna. Dove andranno a finire i soldi che si spendono in più? Allora, il sapere è in questi movimenti, in queste persone che leggono tutti gli studi. Vi invito a provare a incontrare i comitati che stanno lavorando contro o per nuovi progetti nel loro territorio. Il sapere è lì, non è nella vicina università, non è nei rappresentanti dei ministeri, né delle società interessate al grande business. Queste sono, secondo noi, la speranza dell'Italia. Perché c'è bisogno di questo? L'ha detto Stefano, l'ha detto Monia. Io parto con questo ragionamento. Noi siamo la settima potenza economica del mondo. Come mai non riusciamo a garantire una vita dignitosa ai nostri abitanti? Cos'è che non funziona? Cosa ha l'Italia che non c'è in altri paesi? La prima cosa è la presenza di una criminalità organizzata enorme. Ma non è solo quello del pizzo, della droga, della prostituzione, tra quelli
chiari, delle armi, e quella che siede nei consigli di amministrazione anche delle banche, è quella che mette lo zampino in tutti i piani regolatori delle grandi e piccole città del nostro paese, per il semplice fatto che il terreno agricolo che diventa per volontà dell'amministratore che riceverà il contributo per la sua campagna elettorale moltiplica di 80 volte il proprio valore quando diventa edificabile. La criminalità organizzata ha nelle stime più ridotte 700.000 persone che ci vivono e che ne sono affiliate. Non paga le tasse, fa attività economiche in cui non è necessario avere il profitto perché servono solo per riciclare denaro sporco, ma andando a Candelaria, Tarpigiano, Convergiante e il partito politico che rispetto alla nostra legislazione. Oltre alla criminalità organizzata, che è abnorme in Italia rispetto agli altri paesi, noi abbiamo un potere enorme nel mondo finanziario e delle banche. Io sono riuscito nella finanziaria 2006, con il ricatto tra virgolette di non votarla, ad ottenere il provvedimento per cui finalmente i fondi dormienti, che sono 14 miliardi di euro, vi ricordo che per il tesoretto di 8 si è discusso un mese e mezzo in Parlamento, finissero nella disponibilità dello Stato, come avviene nei paesi europei. Non hanno potuto negarlo, l'hanno messo in finanziaria, guarda caso si sono dimenticati di fare i decreti attuativi e quindi sono 14 miliardi che sono ancora in Banca d'Italia. Quando io sono arrivato al Senato ero talmente ignorante che pensavo che Banca d'Italia fosse dello Stato, no, sono le banche private italiane che la governano. E c'è il signor Profumo che prima ricordavo, poi c'è l'unico, qualcosa avete sentito dire. L'altra questione è quella relativa alle riserve auree in valuta pregiata. Questi sono 72 miliardi di euro, due finanziarie di quelle poste. Gli altri paesi li utilizzano per ridurre il debito, per fare investimenti, noi li lasciamo alla Banca d'Italia. Poi c'è il signoraggio, che sono i soldi che la Banca Europea redistribuisce ai paesi che hanno partecipato facendo un debito al 2,5% a fare gli euro. Non si capisce perché i vecchi anche l'Inghilterra che non ha l'euro e tuttavia questi soldi vengono redistribuiti. L'Italia come governo, come Stato fa il debito, i profitti della Banca Europea vanno alla Banca d'Italia. Quest'anno 2 miliardi e 400 milioni. Ma perché? Se lo Stato che ha fatto il debito allo Stato, ma non finisce qui il potere di queste persone. Ci sono 260.000 famiglie in Italia che sono state spinte a fare il mutuo a tasso variabile e la banca gli sta mangiando la casa. Il denaro per un'impresa familiare costa il 13-14% prestita a usura. I signori di Benedetti, Tronchetti, che sono gli stessi proprietari dei giornali, guarda caso, che sono gli stessi padrini dei partiti, che lo stanno a scuola, di cui sono molto Berlusconi, ma il metodo l'ha imparato benissimo, lo vedete anche nella pubblicità che fa Berlusconi, proprio è copiato totalmente, potrebbe denunciare un certo agio. Bene, questi signori invece il denaro lo pagano il 6, 6,5%.